Salve a tutti ragazzi, vi ricordate il video che vi ho fatto vedere la scorsa volta, come trovare lavoro a Londra? Beh, io mi sono messo subito all'opera, ho trovato un trial shift come barback e adesso vi mostro subito. Allora, sto andando in direzione Primark, che è un negozio in cui si può acquistare veramente quasi di tutto, a dei prezzi molto contenuti, quindi è davvero ottimo per abiti lavorativi o quant'altro. Andiamo da Primark. Ok, dobbiamo andare a meno uno. Vamos. È enorme Primark. Dato che dobbiamo fare la prova come barbecca, avremo bisogno di una canottiera nera. E qui costano veramente pochissimo da Primark. Vi mostro subito. Quarto canottiere. Io vesto XSOS, sì, sono abbastanza smilzo. E costano veramente un cacchio e sono ottime, tipo 2 pound. E poi ci serve praticamente il pantalone nero. Andiamo. Io ho trovato anche il reparto dei pantaloni, eccoli, e questi costano, se non erro, 10 pound, ecco, quindi in pratica pantalone e canottiera ce ne ha fare 12 pound. Cerchiamo anche le scarpe, le scarpe, è enorme questo posto. Reparto scarpe, vabbè, è pienissimo di scarpe di tutti i tipi. Ci sta una vasta scelta e ho visto questo qua, in realtà io già ho un paio di scarpe, però mostro a voi quale ipoteticamente potreste prendere. 10 pound, quindi con 22 pound, 10, 10 e 2 di canottiera potreste avere praticamente la divisa per fare un trial shift o proprio lavorare all'interno di un bar. E io direi che sono pronto per fare questa prova. Canottiera nera, pantalone nero, scarpe nere già le avevo. Una volta potremmo anche uscire con la divisa da scheletro, tipo. No, sto scherzando, meglio di no. Ok, siamo da All Star dove faremo la prova. Tra l'altro hanno abbellito da Halloween. Andiamo. Ci sono praticamente 2 reparti bar e io dovrò provvedere a rifornire entrambi, a sistemare le varie postazioni. E abbiamo ricevuto anche il grembiule. Andiamo. Allora, la prima cosa che dovremo fare saranno i bicchieri, saranno sistemare vari bicchieri perché dobbiamo rifilare le postazioni. Nella sala dove si trova il ghiaccio, adesso dobbiamo fare il refill del ghiaccio. Abbiamo 2 tipi di ghiaccio, l'ice cube e l'ice... Brother, ice crush! Ice crush is the name. Or ice... What? Ice smash. What is the name of the ice? Crushed ice. Crushed ice. Crushed... Yeah, it's the... This. Crushed. Yeah. Ice cube, crushed ice. Un'altra cosa importantissima, dobbiamo ricaricare tutti i frigoriferi, tutti, quindi prenderemo carta e penna e segneremo tutte le cose che mancano. Dobbiamo fare il refill, il cosiddetto refill.
Siamo arrivati a chiusura, adesso dobbiamo provvedere a tutte le pulizie, a sistemare i vari frigoriferi, ma soprattutto dobbiamo fare una cosa importantissima, dobbiamo mettere label sui prodotti che abbiamo utilizzato che non sono finiti. Latte, dobbiamo mettere label. Questi sono gli label, dove dobbiamo praticamente specificare il giorno, quanto tempo può durare dopo che è stato aperto il prodotto, utilizzato ma non è stato finito. Iniziamo subito. Non scrivi la penna, cazzo. No. Merda. Ok. Quindi latte parzialmente scremato. Da 1. Data, quanti ne abbiamo oggi, bro? 1 novembre. Oggi è 11, 19. Il latte può essere utilizzato per altri 3 giorni. Secchiamo label. Ok. Andare a buttare l'immondizia. Qui c'è un percorso che bisogna seguire, non bisogna far sorpassare le, diciamo, degli oggetti, qualsiasi cosa oltre quella linea gialla e nera, perché questa è praticamente anche l'uscita d'emergenza. Spingiamo per uscire fuori. Prendiamo il nostro carrello, non dobbiamo far chiudere assolutamente la porta, se no rimaniamo fuori, e andiamo a gettare i rifiuti. Level 2. Ok, ho trovato la stanza. È un general waste. Ok, possiamo andare con il nostro carrellino. Ah, caspita, cartone e plastica. Possiamo ritornare sperando di ricordarci la strada. Sembra un labirinto. Possiamo ritornare. Dobbiamo soltanto passare il mop e abbiamo finito, perché già abbiamo fatto ogni cosa, abbiamo anche gettato i rifiuti, ci siamo quasi, è finita quasi la nostra giornata di lavoro. Ma mi fermo così perché sarebbe stata una semplice ripresa di come passare il mop, quindi ho voluto evitare. E voglio subito dirvi i pro e i contro. Quali sono i pro e i contro? Primo pro, possiamo imparare velocemente l'inglese poiché abbiamo un ottimo contatto con il cliente e quindi possiamo velocizzare il nostro apprendimento con la lingua inglese. Secondo pro è sicuramente che come primo lavoro, ricevendo la paga minima, possiamo tranquillamente mantenerci a Londra se è un lavoro full time, poiché con un lavoro full time con una paga minima almeno guadagniamo 1200-1300 pound al mese. Poi se facessimo più ore è normale, possiamo guadagnare anche 1400-1500, dipende da quante ore poi fate ogni settimana. Terzo è sicuramente la possibilità di crescere e diventare bartender, che è una cosa importantissima. Se qualora ci piacesse lo possiamo tranquillamente fare, perché qui c'è la possibilità veramente di crescere all'interno dei vari ristoranti o bar. I contro: è sicuramente un lavoro pesante, poiché la maggior parte del giorno la passerete a prendere cose pesanti e a sistemare i vari frigoriferi o altro, quindi è un lavoro molto fisico. Poi dipende sempre da bar a bar, ma in questo caso io vi dico la mia esperienza, è un lavoro molto fisico. Detto ciò, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo presto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao raga! Ciao, 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 ciao. 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 Ciao.